Ecco, siamo arrivati qui alla sede di Berlino Magazine. Andrea è un ragazzo che è arrivato 11 anni fa a Berlino e ha iniziato con un blog online raccontando loro le differenze oppure dando dei consigli agli italiani che arrivavano a Berlino per la prima volta. E da quella cosa il blog è diventato un vero e proprio giornale, magazine. Berlino Magazine nasce a ottobre 2010, un anno e mezzo dopo che era arrivato a Berlino, ed era un po' un blog inizialmente con un altro nome, Berlino Cacio e Pepe. Adesso l'attuale nome è Berlino Magazine, ma è il frutto di un passaggio da Berlino Cacio e Pepe a Berlino Cacio e Pepe Magazine e poi levato via Sì, ma che Cacio e dolore. Pepe, sì. E in verità non sono un amante della Cacio e Pepe, ma lo scelsi semplicemente perché volevo un nome che fosse facile da ricordare. Pensai che l'accostamento tra una città e un piatto di pasta fosse una cosa talmente strana che sarebbe entrata facilmente in tutte le teste delle persone. Aprile 2014 ci siamo trasferiti in questo ufficio, in verità ho aperto questo ufficio e per rendere redditizio il tutto, perché il giornale da solo ha una grossa popolarità tra chi è interessato a Berlino. Paradossalmente abbiamo lo stesso numero di lettori in Italia e in Germania, però come tutti i siti hanno difficoltà a sostenersi, abbiamo aperto in parallelo un'agenzia di comunicazione con cui organizziamo vari eventi, soprattutto di cibo, ma anche due festival del cinema e una scuola di lingua, studenti da ogni parte del mondo, ma che inizialmente aveva come pubblico di riferimento quello italiano. Prima allora parlare storia del Grazie. mondo online, è questo periodo di stacco, ma non emotivo.